Alberto Marolda per RioGiornalista.tv, abbiamo qui uno dei protagonisti del concerto di domani sera, Edoardo Bennato, l'abbiamo già registrato nella conferenza stampa, ci piacerebbe però avere un'idea al volo, cosa significherà domani sera suonare, perché abbiamo sentito discorsi interessanti, ma per te proprio per lo scugnizzo piccolino che domani si troverà su questo enorme palco con Rita Marley, che cosa potrebbe essere come emozione? Io, sai, ho avuto anche la fortuna di suonare con questi miei idoli tipo B.B. King. E ogni volta è stata una sensazione molto bella. Sì, con B.B. King ci ho suonato, cioè nel senso che mi ha fatto signor censore, no? E quindi, sì, Rita Marley rappresenta la musica, non soltanto la musica giamaicana, ma la world music, questa, e non è soltanto un fatto musicale, ma anche la bandiera di tutti i popoli poveri del mondo, cioè tutte. Io non a caso ho detto scugnizza, cioè ho detto proprio la base. Sì, io non sono proprio di Napoli. Sono della periferia di Napoli, Bagnoli. Infatti da ragazzini diciamo, mamma senti, domani vado a Napoli. Prendevamo la Cumana, andavamo a Napoli. Però Bagnoli, non dico che è un ghetto, però sai, il fumo dell'Italsider, le sirene dell'Italsider hanno creato anche un... tutti quanti noi di Bagnoli è come se avessimo... un po' di rabbia in più. Rabbia che abbiamo sentito spesso nelle tue canzoni, nei tuoi brani, nelle tue creazioni. Diciamo che la musica non è soltanto rabbia, è trasmettere emozioni, propositività. E quindi il mio obiettivo è sempre quello di trasmettere propositività, di energia. Va bene, ok. Sono stanchi tutti, la conferenza stampa è stata lunga, quindi lo salutiamo da IoGiornalista.tv per voi, Edoardo Bennato. Ciao a tutti.